sono negli occhi, c'è qualcuno che ci introduce o no? Siamo io e te. Buonasera. Buonasera, io sono Mario Calabresi, faccio il direttore della stampa, Piero Fassino fa il sindaco di Torino. Per adesso è ancora così. Fino a stasera, diciamo così, che questi posti ci sono. I temi di cui parlare sono molti, a me piacerebbe fare un'intervista che tenga insieme aspetti nazionali di cui si discute molto in questi giorni, aspetti che vanno dal lavoro alle primarie dentro il PD, alle prossime elezioni, fino ad aspetti invece di città che sono quelli più propri di un sindaco. Ma essendo Fassino un sindaco, ma un sindaco già segretario del PD, mi piacerebbe tenere tutti e due i registri. E poi sulla città ci sono molte cose, dai servizi educativi alla cultura, il bilancio, i tagli e soprattutto la cosa che a me piacerebbe parlare in un momento di crisi e di spaesamento, che tipo di futuro si può immaginare per questa città. Allora, diciamo così, io sono il direttore della stampa giornale di proprietà della Fiat. Allora, ho pensato di prendere il toro per le corna, è inutile che teniamo un convitato di pietra che è il tema Fiat, Mirafiori, Marchionne, lo facciamo fuori subito in maniera che poi possiamo parlare del resto, altrimenti se lo teniamo lì alleggerà su tutto questo dibattito. Allora, la Fiat è qui a Torino, c'è stato questo comunicato della Fiat ormai 3 giorni fa che ha scatenato molte polemiche. Allora, io per quello che posso dire, non è il mio mestiere fare o l'avvocato difensore o spiegare altre cose. Il punto è che Fiat ha ribadito una serie di cose che aveva già detto nei mesi precedenti, perfin dall'anno scorso, e cioè che in una situazione di mercato in grandissima crisi, cioè di mercato sostanzialmente crollato ai livelli di 40 anni fa, in cui nessuno compra, pensare di portare avanti un piano pensato 3 anni fa è una cosa non attuale e che quindi ridiscuteranno. Io devo dire che, e poi lascio la parola a Fassino e gli faccio la domanda, che nel comunicato non sta scritto da nessuna parte che ci sono ipotesi di chiusure di fabbriche o di dismissioni o di licenziamenti, cose che, forse è bene ricordarlo, stanno accadendo in tutto il resto d'Europa. Perché se uno guarda che cosa sta facendo Citroën, che chiude la sua fabbrica simbolo, piuttosto che Peugeot, cioè General Peugeot che sta licenziando e chiudendo fabbriche, General Motors con Opel, Volkswagen che taglia la produzione di 100.000 auto, cioè il mercato in Europa in questo momento è fermo. Ma lo sapete prima di tutto voi, perché mi pare che molto pochi stiano pensando di comprarsi la macchina nuova o di cambiarla in questo momento. Allora, io però a Piero Fassino voglio chiedere una cosa: dal punto di vista di un sindaco che ha a cuore la presenza di una fabbrica nella propria città e ha a cuore l'occupazione della propria città, allora, che tipo di rapporto c'è stato con Fiat in questo periodo? Hai avuto modo di chiedergli garanzie, di incontrarli, e come ti sembra che sia la situazione? Va bene, intanto io ringrazio ovviamente tutti voi che siete qui e il PD che ci offre questa possibilità, e rivolgo un saluto soprattutto a quelli che non sono seduti sulle sedie, perché sono negli stand, nelle cucine per, diciamo, gestire la festa, e credo dobbiamo tutti ringraziarli. Allora, la Fiat, ma dunque, intanto partiamo da un dato. Io leggo i giornali, come tutti voi, e ho una strana impressione, no? E cioè l'impressione che mi colpisce è che ci sia chi tifa perché la Fiat ci dica che se ne va e non aspetta altro che la Fiat ci dica che se ne va. Io non appartengo a questo partito, io non tifo perché la Fiat se ne vada, va bene? Io
tifo per tenerla la Fiat, perché penso che la Fiat è un pezzo fondamentale della storia di questa città, è un pezzo importante dell'economia di questa città, è un pezzo importante del lavoro di questa città, e credo che sia compito di un sindaco, oggi lo sono io, ma chiunque al mio posto farebbe credo lo stesso, battersi perché la Fiat continui a considerare l'Italia e Torino un punto strategico, fondamentale, cruciale del suo sistema e della sua, del suo apparato industriale e produttivo. Quindi l'obiettivo che mi pongo, mi sono posto fin dal primo giorno che sono stato sindaco, è quello di lavorare perché la Fiat stia qui e possibilmente rafforzi la sua presenza su Torino, e continuo a credere che questo sia l'obiettivo per il quale bisogna lavorare. E questo io ho detto ogni volta che ho incontrato Marchionne, nella interlocuzione che un sindaco ha con i vertici della principale azienda della città. Io ho visto Marchionne insieme al vice sindaco ancora 10 giorni fa, e nel corso di quel colloquio ho ribadito quello che vi sto appena dicendo, cioè l'assoluta volontà della città di continuare a essere il luogo dove la Fiat è nata e produce, pur consapevoli che il mondo è cambiato e che Fiat Chrysler è un gruppo più grande, che dunque ci sono logiche, diciamo, più grandi di del passato, e la disponibilità a fare tutto quello che è necessario perché sia così. E ho chiesto, come chiunque avrebbe fatto al mio posto, in che modo la Fiat intende affrontare una congiuntura di mercato così difficile e quali sono le prospettive. La risposta che mi è stata data, c'era un testimone, eravamo Marchionne, John Elkan, io e De Alessandri, il vice sindaco, quindi ci sono dei testimoni, almeno altri due. La risposta che mi è stata data è che la Fiat è ben consapevole delle responsabilità che ha verso Torino e verso l'Italia, che non intende dare luogo a decisioni che rappresentino scassi o shock, che tuttavia bisogna fare i conti con una crisi che è la crisi più grave che il mercato automobilistico conosce da molti anni, almeno un 30 anni, e che questo mette in difficoltà Fiat come tutti, e che quindi si tratta di resistere per, diciamo, essere pronti quando la fase del mercato cambierà. Riferisco quello che mi è stato detto, non sto dicendo quello che è il mio pensiero, questo è quello che mi è stato detto. Dopodiché io penso che con la crisi che c'è bisogna fare i conti. Il direttore ha già dato dei dati che sono incontrovertibili, e cioè Citroën ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Olney, stabilimento di Olney dove la Citroën è nata, come se fosse Mirafiori a Torino. 6.700 dipendenti non vanno in cassa integrazione, dal 1 gennaio 2013 chiude. General Motors ha annunciato un processo di ristrutturazione che porta alla chiusura di 2 stabilimenti in Germania. Volkswagen, che è quella che va meglio, e va meglio grazie all'Audi essenzialmente, perché su Seat e Skoda perde, e perde molto, ha annunciato che di qui a fine anno un terzo dei lavoratori della Seat di Barcellona va in cassa integrazione. Allora, questo è lo scenario, che è uno scenario problematico, difficile, che incide anche sulla Fiat. Pomigliano d'Arco produce ogni giorno 600 Panda. In questo momento la Fiat ne vende 200 al giorno. Questo è lo scenario dentro cui bisogna mettersi. Allora, io non sono un imprenditore, non sono un amministratore delegato della Fiat, non spetta a me fare le scelte imprenditoriali e aziendali del gruppo, i modelli, non modelli, la rete commerciale. Queste sono decisioni che deve prendere chi ha la responsabilità di dirigere un'azienda. Quello che io posso dire e chiedere è che si faccia di tutto perché una fase così difficile per il settore automobilistico in Europa, e che colpisce non solo la Fiat ma anche gli altri produttori, non penalizzi ulteriormente la Fiat, i suoi stabilimenti italiani e la sua presenza a Torino. Su questo la risposta è stata che si è consapevoli da parte dell'azienda che bisogna evitare che questo avvenga, ne prendo atto. Naturalmente
è ovvio che mi auguro che alle parole seguano dei comportamenti coerenti con queste parole, e mi auguro che queste parole che sono state espresse a me siano espresse anche nei prossimi giorni al Ministro Passera, quando ci sarà l'incontro con il Governo, in ragione tale che si possa avere una discussione anche in sede nazionale su questa situazione di crisi e quali provvedimenti possono essere assunti. Io penso che noi dobbiamo sollecitare anche il Governo a non essere semplicemente notaio, perché diciamo, i poteri di politica industriale di una città sono pressoché nulli, una città non ha competenze di politica industriale, ma un governo di un paese invece la politica industriale la può governare, la può dirigere, e allora si tratta di capire anche che cosa il governo mette in campo per affrontare una crisi dell'auto così cruciale e quali provvedimenti di politica industriale vengono messi sul tavolo per favorire, diciamo, il contenimento della crisi e l'accelerazione di una fuoriuscita dalla crisi il più rapidamente possibile. Mi pare che questo sia un modo serio per affrontare i problemi. Domani in Consiglio Comunale ci sarà una discussione su questo punto, perché giustamente è stata chiesta di fare il punto, io ripeterò lì quello che ho detto qui, alla luce del sole in modo chiaro e trasparente. Noi dobbiamo lavorare perché la Fiat continui a stare in questa città, a essere un soggetto economico e produttivo importante di questa città, e chi lavora alla Fiat non abbia lo spettro di perdere il posto di lavoro. Questo è l'obiettivo che perseguiamo e questo è quello che il sindaco fa tutti i giorni. Io allargherei la domanda a un'altra cosa, perché si parla tutti i giorni nelle prime pagine, appunto, telegiornali, le prime pagine dei giornali, appunto, della Fiat. Fiat i cui stabilimenti sono ancora qui alla cassa integrazione, ma in un paese in cui invece stanno scomparendo fabbriche, pezzi di produzioni. Si è parlato molto dell'Alcoa per esempio in questi giorni, ma se uno va non tanto lontano da qua vede la situazione per esempio della Indesit a None e vede che scompaiono pezzi di produzione. Allora, in un discorso più generale, che cosa può fare un sindaco, ma che cosa può fare una coalizione di soggetti, perché qui non è che può lavorare né un sindaco da solo, né una regione da solo, né un governo da solo, per riuscire a far sì che il tessuto produttivo non vada scomparendo giorno dopo giorno, per trattenerlo, per continuare a produrre in Italia, per continuare a garantire, perché tante volte si sono dette cose tipo ma sì, possiamo diventare tutto un paese a vocazione turistica, sicuramente lo possiamo diventare di più, ma io non credo mai che l'Italia possa vivere di turismo e perdere il fare, la manifattura, l'artigianato, la metalmeccanica, possa pensare di vivere senza la struttura, di vivere solo di terziario, di servizi e di altro. Allora voglio sapere quali pensi che siano cose questo l'ho detto più volte, ma vedo che c'è una qualche difficoltà, diciamo, ad accettare questo approccio da parte di una parte, insomma, di alcuni. Noi siamo dentro una gigantesca rivoluzione che investe il mondo intero, che oggi si manifesta in una crisi economica e finanziaria internazionale che in particolare colpisce l'Europa, ma non solo, e che ci sottopone e sottopone i grandi paesi industriali come l'Italia alla necessità di ripensare il proprio modello di sviluppo e di crescita, sapendo che il modello di sviluppo da cui siamo venuti e che ci ha fatto diventare molto grandi e forti, in buona misura, così come era, si è consumato. Allora, parliamo di Torino. Torino è stata per un secolo, dalla fine dell'Ottocento fino all'inizio degli anni 80-90 del secolo scorso, una grande città industriale, produttiva, manifatturiera, forse la più grande città fabbrica che l'Italia abbia conosciuto, una città fordista, no? Per evocare il modello di produzione fordista, una città che aveva nella produzione la sua identità,
Questa era la città della produzione delle auto, della produzione delle gomme della Michelin, delle produzioni tessile, della produzione dei cavi della Pirelli o della CEAT e via di questo. Aveva il suo cuore nell'essere una città di manifattura e di produzione, una città industriale che nell'industria aveva la sua identità. Quel modello ha fatto Torino grande, perché se Torino è diventata una città grande, importante, forte, è perché grazie a quello Torino è cresciuta, è diventata economicamente importante, demograficamente molto più grande, politicamente influente e via di questo passo. Quel modello lì, quel modello di sviluppo, ha conosciuto un punto di crisi, ma non contingente, non marginale, ma di crisi profonda, all'inizio degli anni Ottanta. Poi a Torino ci fu anche una lotta alla Fiat che segnò quel discrimine, no? La lotta dell'Ottanta, la marcia dei 40.000, tutte quelle cose là. Perché in quel momento si produce quella crisi? Perché in quegli anni la globalizzazione entra prepotentemente nelle economie europee, in particolare quella italiana, e mette in discussione gli assetti produttivi, economici, industriali che fino a quel momento avevano garantito lo sviluppo di un paese come il nostro. In particolare per un secolo l'Italia, ma è stato così in Francia, è stato così in tanti altri paesi europei e non solo gli Stati Uniti, per un secolo lo sviluppo è stato grande e forte perché era uno sviluppo protetto, è stato il secolo del protezionismo. La globalizzazione ha spiazzato tutto questo, la globalizzazione ha aperto i mercati e di colpo aziende come la Fiat si sono trovate a dover fare i conti con mercati aperti nei quali non erano più gli unici attori, non erano più gli unici soggetti, non potevano più godere delle protezioni che hanno avuto fino a quel momento e si è prodotta una crisi profonda che ha messo in discussione, guardate, questo è un particolare importante, che ha messo in discussione in tutto il mondo le città, il modello di sviluppo delle città che lungo un secolo erano cresciute intorno a una vocazione fondamentale e egemone. Torino era la città dell'auto, Pittsburgh negli Stati Uniti era la città della siderurgia, Clermont-Ferrand in Francia era la città della gomma, Manchester era la città del tessile. Beh, andate a vedere, la storia di queste città che ho citato è analoga a quella di Torino. Tutte queste città hanno conosciuto una crisi di un modello incentrato su una cosa sola, passatemi la semplificazione, no? E hanno dovuto fare i conti con la necessità di ripensare lo sviluppo in termini nuovi. Torino l'ha fatto e l'ha fatto riuscendoci più di altri. Perché in questi 20 anni Torino è via via cambiata, è un'altra città. È una città che continua a essere una grande città industriale. Quindi tu hai ragione. Noi non abbandoniamo il profilo industriale di questa città perché ne abbiamo bisogno, perché è un pezzo fondamentale della città. Ma è un profilo industriale che intanto è cambiato molto, si è aperto molto sui mercati internazionali, esporta molto di più, si è specializzato molto di più. 5-6 mesi fa io sono andato in una fabbrica dell'indotto Fiat, classica, una delle grandi fabbriche dell'indotto storica a Beinasco, e dopo aver visitato il proprietario mi ha detto: vede, tutto quello che qui lei vede fino a 20 anni fa lo comprava il 90% la Fiat e il resto lo vendevo qua e là, adesso la Fiat me ne compra il 15%, gli ho chiesto l'altro 85% e ha cominciato a dirmi Volkswagen, Peugeot, Renault, General Motors. Cioè è un sistema industriale che si è aperto, si è specializzato, no? Continua a essere forte perché si è aperto molto più sui mercati internazionali, meno autarchico, meno Fiat dipendente. Allora, continuiamo a essere una città industriale importante e poi si è molto diversificato. Guardate che a Torino sono cresciute in questi anni, in questi 20 anni, una quantità di aziende che non sono del settore automobilistico ma che sono una forza della città e dell'industria italiana importantissima. Quindi siamo una città industriale, però non siamo solo più questo, siamo diventati una città finanziaria più importante perché le fusioni bancarie hanno fatto sì che le due principali banche del paese, Intesa San Paolo e Unicredit, i due principali azionisti di queste banche stanno a Torino, non stanno né a Roma né a Milano. Principale azionista di Intesa San Paolo è Compagnia San Paolo. Principale azionista pubblico di Unicredit è Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Queste due, essere i principali azionisti, ha dato un peso a questa città sul mondo finanziario diverso da prima. Siamo diventati sempre di più una grande città universitaria. Torino ha due università di eccellenza, come sappiamo. Il Politecnico è unanimemente riconosciuto il miglior Politecnico italiano, uno dei principali europei.
essere sede di queste due università ha fatto sì che questa città abbia 100.000 studenti universitari, 15.000 stranieri. In questa città tutte le mattine ci sono 15.000 ragazzi stranieri, cinesi, indiani, brasiliani, polacchi, che vanno a studiare alla nostra università. È qualcosa che sta cambiando il profilo di questa nostra città. Siamo diventati una grande capitale di cultura. Torino in questi anni, negli anni scorsi, ha investito moltissimo in cultura e ha fatto bene a farlo per una ragione che attiene allo sviluppo. Perché nella globalizzazione, nell'economia globale in cui noi oggi viviamo, la competizione non è solo tra imprese, ma è tra territori. Vincono i territori che sono più attrattivi, che sono più forti, che sono più accoglienti, dove la qualità della vita è più alta. Se io voglio attirare qui degli investimenti di un'azienda che porti qui il suo centro di ricerca o il suo stabilimento di produzione, una sua attività, lo farò più facilmente se sono in grado di dirgli: vieni a Torino, che non è una città desolata, ma è una città dove la qualità della vita è alta, dove c'è un'università di qualità, dove c'è un'attività culturale forte, dove tu puoi mandare i tuoi figli a studiare a un'università alta. Investire in cultura non è un lusso per tempi di vacche grasse e poi lo tagliamo, la prima cosa che tagliamo. E quando si affronta problemi di crisi, che semmai bisogna investire ancora di più in cultura, sapere e conoscenza per determinare, no? No? Apro una parentesi. E questo passaggio è dedicato al governatore della regione? No, io sono, come noto, non faccio polemica con nessuno. Era per capire. È una cosa, no, ma lo dico, non è una battuta. Questa cosa chi mi segue me l'ha sentita dire dalla campagna elettorale, molto prima che Cotta dicesse le sue cose. È una mia profonda convinzione. E la cultura ci ha fatto anche diventare una città turistica. Per cui Torino oggi, basta andare dal venerdì alla domenica in centro alla città per vedere che cosa siamo diventati. Io sono di Torino come tanti siete voi, 20 anni fa che un turista venisse a Torino non gli veniva a mente a nessuno, no? Chi veniva a visitare una città fatta di fabbriche. Oggi noi siamo pieni di turisti. Connesse all'investimento culturale, perché insomma non c'è il mare, insomma, non c'è ancora, poi vedremo, insomma, ecco, comunque non c'è il mare, no? È chiaro che la gente viene qui perché hai fatto un investimento in cultura, se no perché dovrebbe venire a Torino quel flusso turistico? Questo è un pezzo dell'economia della città, come un pezzo dell'economia della città è andare a promuovere Torino fuori, no? Io sono andato adesso 3 giorni in Turchia, non è che sono andato a fare una vacanza, sono andato lì a presentare Torino, a incontrare gli operatori turistici turchi e a fare gli accordi per vedere quanti turisti turchi possono venire a Torino, visto che abbiamo il volo diretto Istanbul-Torino, a parlare con le imprese che sono già lì per vedere come quel mercato può assorbire ulteriormente esportazioni della nostra città, a fare accordi culturali di rapporto tra le nostre istituzioni culturali e le istituzioni di un paese che ha una cultura millenaria e che può essere un interlocutore. Allora, lo sviluppo oggi è figlio di una strategia che si muova con questa ampiezza, no? Se mi passate una formula, ecco, una volta si usava una formula che adesso è un po' sparita proprio perché è in crisi. Torino è una città una vocazione, no? Si diceva monovocazionale nei termini di lì, no? Gli analisti dicevano Torino è una vocazione, che era l'industria rappresentata dall'auto. Torino oggi è una città plurale, nel senso che il suo sviluppo è affidato a una pluralità di vocazioni e la forza di chi deve dirigerla, sia sul piano politico, sia sul piano economico-sociale, è avere una regia che tenga insieme queste cose. Guardate, a me colpisce una cosa, ve lo dico sulla base di esperienza. Io, ovviamente, per la funzione che faccio, ho occasioni tutti i giorni di incontrare qualcuno che non sta a Torino, che viene a Torino, che viene a trovarmi, che da qualche parte. Guardate che l'immagine che c'è in Italia è che questa è la città più dinamica in questo momento del paese. Tu che hai rapporti come... No? Per cui, com'è che tutti percepiscono che questa è una città dinamica, che si muove? Che non voglio dire, chiudo, scusa se mi... Non vorrei che ci fosse qui. Non sto dicendo che a Torino non si sente la crisi, Cerchiamo di capirci. La crisi c'è a Torino esattamente come c'è a Milano, c'è a Genova, c'è in Francia, perché? Perché è una grande crisi internazionale, colpisce l'Europa e colpisce a Torino come altrove. E quindi c'è un tasso di disoccupazione giovanile che è preoccupante, e quindi abbiamo della gente in cassa integrazione che si interroga sul suo futuro, e quindi abbiamo delle famiglie che hanno un reddito che è più stretto di prima. La crisi c'è esattamente come altrove. Non sto dicendo quello che ho fin qui detto che non c'è, sto dicendo un'altra cosa. Di cui bisogna essere consapevoli,
che la crisi c'è qui come altrove, c'è una differenza che io misuro tutti i giorni. Questa non è una città piegata dalla crisi, questa non è una città rassegnata alla crisi, è questa la risorsa su cui fare leva, è chiaro, per farcela. E io l'ho constato andando in giro. Per questo lo dico con grande, senza nessuna polemica, ogni tanto io non mi ritrovo in alcune rappresentazioni che leggo sui giornali di Torino. Perché ci sono mille problemi, ma questa città ha dentro di sé delle risorse straordinarie e questi problemi li sta affrontando. E non è un caso che venga letta nel resto d'Italia e non solo, come una città dinamica e forte. Tu eri con me, anche questo esempio, eri con me quando abbiamo fatto il dibattito con Terzi, con il ministro degli esteri, abbiamo fatto un dibattito qui a Torino, c'era anche il direttore. E c'era Ross, il consigliere della comunicazione della Hillary Clinton, quale ha studiato in Italia, in gioventù, conosce bene il nostro paese. Allora poi ci siamo messi a parlare e abbiamo parlato di queste cose qui, cioè, a Torino come è cambiata, cioè, e gli ho detto, sì, Torino è cambiata, sta cambiando, come è accaduto e accade alle città, cosa ho detto prima, ho una vocazione. Allora gli ho detto, sì, ma guarda che Torino è forse una delle poche che ce l'ha fatta, gli altri sono molto più indietro. Uno che lavorando con la Clinton il mondo lo gira, non è uno che sta in un sottoscala e che forse una visione del mondo ce l'ha un po' più larga di altri. Allora io penso che dobbiamo essere consapevoli di questo. Questo non risolve di per sé le mille difficoltà che abbiamo, ma la consapevolezza che abbiamo le risorse per farcela, questo viva Dio, ecco, io credo che lo dobbiamo avere, insomma. Una cosa sulla, io sono perfettamente d'accordo sul discorso della cultura, però la situazione del debito, del bilancio, della finanza, eccetera, eccetera, la conosciamo. Allora io voglio capire una cosa. I soldi per la cultura che c'erano prima non ci sono più. Allora io voglio capire, in questo dibattito che c'è stato sulla cultura, adesso non cercavo di scatenare una polemica con Cota che non mi riesce mai. Una volta c'era, non so chi dei due non è venuto a un dibattito a cui ero presente, non mi ricordo più se non c'era Fassino o non c'era Cota che non poteva venire, e l'altro, davvero non mi ricordo più chi sia, ha detto no, leviamo la sedia prima che arrivi la gente, i giornalisti, perché così non gli facciamo fare la figura della sedia vuota. E io ho detto, incredibile, mi sarei aspettato che uno dicesse lascia la sedia lì, che così si vede che è vuota e che non è venuto. Allora, non riesco a farvi fare polemica, comunque volevo dire questo, nel dibattito che un po' ha scatenato Cota, soprattutto sulle pagine del mio giornale, dicendo non si può pensare più di finanziare tutta la cultura, ci sono cose più, diciamo, più indispensabili di altre. Allora, io penso, ci sono due possibili ricette, quelle di tagliare un po' a tutti e di lasciare i fondi a pioggia, oppure di scegliere e di scommettere su alcune cose piuttosto che altre. Voglio capire qual è l'idea di Fassino sulla cultura in città. È una terza ipotesi che stiamo praticando e faccio degli esempi. Noi abbiamo meno risorse, no? È chiaro. Dal 1 gennaio 2011 a oggi, un anno e mezzo, poco più, Torino ha ricevuto dallo Stato più di 200 milioni in meno rispetto a prima, per una città che ha un bilancio di 1,3 miliardi. Quindi è chiaro che abbiamo meno soldi, e li abbiamo per tante cose meno soldi, li abbiamo meno per la cultura, abbiamo meno per le varie cose. Quando hai meno soldi tu hai due possibilità davanti. Una è dire, siccome ho meno soldi faccio meno cose e taglio, o taglio, scelgo, ma insomma riduco. Però se riduco, devo sapere che riduco servizi, riduco opportunità, riduco la vita della città. Noi diciamo dalla mattina alla sera che si esce dalla crisi investendo. Se io che guido la città sono il primo a disinvestire, qual è il messaggio che lancio? Mi si dice, tu devi dire alla FIAT che deve investire, e se disinvesto io come faccio a dirglielo? Devo essere coerente, no? Allora c'è un'altra strada che è quella faticosa, faticosa, che però si può praticare, farò degli esempi, che è quella di allargare il perimetro delle risorse che uso, compensando le minori risorse pubbliche che ho, ricorrendo maggiormente a risorse private, sempre sotto la regia del comune. Facciamo degli esempi. Lunedì, questo, domani, o questo o il prossimo, insomma uno dei prossimi due lunedì, il Consiglio Comunale di Torino esamina una delibera, di cui ha già parlato il giornale,
per la costruzione di qui al 2016, nell'arco di un quinquennio, di 25 parcheggi sotterranei, che ci servono a decongestionare traffico, a liberare suolo della città, a rendere la mobilità più compatibile, eccetera. Il comune non ci mette un euro, perché non ce l'ha. I 25 parcheggi sono costruiti tutti, come già altri che ci sono funzionanti, in concessione, cioè un investitore lo costruisce, per 20 anni lo gestisce, gestendolo avrà una remunerazione che gli remunera l'investimento. Chiaro? Quindi la città i parcheggi li avrà, non li potrebbe avere se dovessi far leva solo sul bilancio pubblico, allargo, no, il perimetro delle risorse perché tiro dentro delle risorse private per una finalità pubblica che sono i parcheggi. Secondo esempio, cultura. Io, proprio perché credo moltissimo, ho fatto di tutto e sto facendo di tutto perché non solo non diminuisca l'offerta culturale, ma addirittura possibilmente cresca. Il 2012, se voi pigliate la programmazione culturale della città, del 2012 fa più iniziative culturali del 2011, avendo meno soldi. Perché? Perché anche qui abbiamo allargato il perimetro e ci siamo rivolti di più, anche facendo un lavoro più professionale, più specializzato, a sponsorizzazioni, finanziamento da parte dei privati di iniziative culturali, che ci consentono di mantenere alta l'offerta, senza ridurla, con un minore carico, onere a carico del comune. Adesso il 18 di ottobre, lo dico perché sarà un grande evento, noi inauguriamo una grandissima mostra di cui la stampa è media partner, o Degas, no? Una grande mostra, la promotrice delle belle arti, fatta in collaborazione con il Musée d'Orsay di Parigi, portiamo 90 opere di Degas, un grande autore dell'Ottocento, uno dei grandi autori dell'impressionismo francese, a Torino. Una mostra che durerà 4 mesi, che punta ad avere un'ampia platea di visitatori, che sarà un fatto culturale di grande rilievo. Quella roba lì, il Comune di Torino direttamente ci ha messo 100.000 euro, punto. Tutto il resto costa più di quasi 2 milioni quella mostra, tutto il resto è realizzato con sponsorizzazioni, mecenatismo, eccetera, eccetera. Ci siamo rivolti, si fa col Musée d'Orsay Parigi, ci siamo rivolti alle imprese francesi che operano in Italia e abbiamo chiesto di sostenere questa cosa. A loro fa gioco in termini di visibilità comunicativa e a noi fa gioco. I torinesi e gli italiani avranno un'offerta culturale alta, pur avendo io meno soldi per sostenerla, perché ho fatto riferimento a risorse. E compreso, tocco un tasto delicato, compreso lo Stato sociale. Allora io vorrei fare il punto un attimo sulla questione degli asili nido, perché esatto, ho preso... Ci volevo arrivare. Ecco, lo facciamo subito, perché io mi sono preso, no, di tutto nei mesi scorsi, e il di tutto era unificato dal fatto che Fassino smantella lo Stato sociale. Allora vogliamo dirla com'è andata? Torino è la città che da molti anni, non è una scelta né mia né da sempre, è una città che ha investito moltissimo sull'infanzia. Noi abbiamo a Torino 37 bambini su 100 che vanno a un asilo nido. La media italiana, 37 su 100, la media italiana è 11 su 100. La media del nord è 19 su 100. Vuol dire che abbiamo 83 scuole materne. Breve inciso, la scuola materna è una funzione dello Stato, se le accolla tutto il comune, 83, 54 asili nido, 20 strutture di supporto, cioè 150 strutture, tutte in gestione diretta, su 12.000 dipendenti del comune, 1.800 dipendenti del comune di Torino lavorano sull'infanzia, quindi un pezzo importante dell'offerta di servizi alla città. Col blocco del personale, deciso dai provvedimenti via via che il governo ha assunto, e la riduzione delle risorse, noi 150 strutture, tutte in gestione diretta del comune, non siamo in grado di reggerle. Allora io avevo davanti due possibilità. Uno era di dire, sapete che c'è, chiudo 10 asili. Ma se io avessi chiuso 10 asili, avrei tolto un servizio a centinaia di famiglie che mandavano i bambini a quegli asili. Ho deciso di dare 9, segnalo 9 su 150, a proposito del smantellamento dello Stato sociale, 9 su 150,
piccolissimo pezzo, in concessione a imprese sociali, cooperative che gestiscono già asili, nido in altre città, tra l'altro alcune di queste che hanno preso asili nido le gestiscono a Modena, Reggio Emilia, Bologna, città dove lo Stato sociale non lo smantella, no? Sono le stesse. E con questo modo di aver dato 9 asili nido in affidamento e aver tenuto tutti gli altri noi, tutte le altre scuole materne, tutti gli asili, non un solo bambino ha avuto perso il suo posto all'asilo nido. In un modo o nell'altro, lunedì scorso, da lunedì scorso sono in via di apertura le nostre scuole dell'infanzia, gradualmente tutti i bambini che avevano un posto lo avranno. Certo, ho cambiato una modalità erogativa, sono ricorso per un pezzo, non più una gestione diretta ma una gestione in concessione. Benissimo, ma per me l'obiettivo è garantire che il servizio sia erogato. Poi, tra l'altro, vi segnalo che mentre tutta l'infanzia ce l'abbiamo in gestione diretta, tutto ciò che invece è socioassistenza, disabili, anziani, assistenza domiciliare, persone deboli, l'assistenza sociale, quella è quasi tutta già in concessione, da anni e anni e anni. Noi abbiamo 530 strutture che erogano servizi ai cittadini di tipo sociale, 500 su 530 sono in concessione e funzionano benissimo. E i cittadini non si lamentano. Quindi, se funzionano bene tutte quelle, si può anche forse nel settore educativo aprire una strada come io l'ho aperta. Allora chiudo. Quello che non possiamo credere è di gestire questa crisi dicendo crisi o non crisi, noi facciamo tutto quello che si faceva prima, perché tutto quello che si faceva prima e come lo si faceva prima con la crisi non lo reggi. È velleitario. Puoi dire, siccome ho meno soldi, taglio, io non taglio, io non chiudo neanche un asilo nido, io non chiudo neanche una scuola materna, io non tolgo l'assistenza domiciliare a nessun anziano, è chiaro? Il giorno in cui dovessi fare quello, restituisco le chiavi. Perché un sindaco ha il dovere di garantire ai cittadini i servizi sociali che i cittadini hanno e che, di cui hanno bisogno per la loro vita. Ma se voglio garantire quei servizi, ho bisogno di fare tutto quello che è necessario per garantirli in funzione di quell'obiettivo. E se devo cambiare delle modalità con cui erogo quel servizio, se devo attingere a risorse aggiuntive di tipo privato oltre che pubblico, lo faccio, perché quello che per me conta è che alla fine i bambini ci abbiano il posto, gli anziani ci abbiano l'assistenza domiciliare, gli anziani a casa e via di questo passo. Cioè, dobbiamo sapere che nel cambiamento bisogna essere capaci di gestire le cose anche innovando, anche introducendo fattori di novità e liberarsi dalla nostalgia di quel che c'era, perché quel che c'era può darsi che fosse meglio, a parte che io diffido di quelli che dicono che una volta era sempre meglio. Adesso vi racconto questo piccolo aneddoto che è simpatico. Quando ero segretario del partito... Prima ne dico uno io. L'altra sera ero a un dibattito con Enzo Bianchi, non so chi lo conosce, il primo della comunità di Bologna. Grande. E ha citato una cosa che io non sapevo, e dice che nella Bibbia c'è un passaggio del 500 avanti Cristo in cui un sapiente dice: stolti sono quelli che dicono sempre che si stava meglio prima, 2500 anni fa. Allora, quando ero giustissimo, questa la mia è più prosaica, non è una citazione così alta, quando ero segretario del partito qui a Torino, il PC, la chiesa, la federazione era in via Chiesa della Salute, io tutte le mattine andavo in via Chiesa della Salute, posteggiavo in via Saorgio, che è la via di fianco, e mi facevo quei 50 o 100 metri a piedi per arrivare. Davanti alla federazione stava un vecchio compagno di origine meridionale che, come tanti di origine meridionale, aveva questa abitudine che lui metteva la sedia fuori davanti alla porta sul marciapiede e si sedeva lì e guardava tutti quelli che passavano, era in pensione, cioè. E tutte le volte che passavo di lì mi diceva: duri, duri come una volta. E io: va bene, cioè. Alla trentesima volta che mi fa: duri, duri come una volta, ho detto: guarda che una volta ce la siamo presa in quel posto essere duri così, cioè duri, ma bisogna sapere se poi non ti sconfiggono, ecco, devi vincere, ecco, voglio dire. La
una divagazione, è un argomento un po' più complesso, però siccome ha citato le fondazioni bancarie e ha citato appunto la compagnia San Paolo e CRT, che sono le azionisti, compagnia San Paolo se non sbaglio al 10% della banca di Intesa San Paolo, allora l'11%, allora cioè hanno un sacco di soldi dentro le banche, allora è pensabile che ci possa essere un... intanto diciamo così, le fondazioni sono due tra gli unici enti che hanno ancora i soldi, per dirle in maniera volgare. È pensabile che ci sia, come dire, un in futuro qualche ipotesi di utilizzo, cioè diciamo che possano scendere nel capitale delle banche o che possano, cioè come dire, maggiormente investire i soldi sul territorio? Esistono discorsi, pensieri di questo tipo oppure sono cose che non si possono prendere in considerazione? Ma dunque, intanto io ovviamente dico un'opinione, perché ovviamente il presidente della compagnia San Paolo è indicato dal sindaco e non dipende dal sindaco. Cioè. Faceva il sindaco, tra l'altro. Faceva il sindaco. Ah, questa è una buona cosa. E l'ha fatto anche bene. E le ha lasciato anche un po' di debito. Vale la battuta famosa, no, che dice non tutti sono perfetti, diciamo così. Dice. Io penso questo: le fondazioni intanto sono nate per uno scopo, anche questo chiariamolo, perché ogni tanto io leggo, no, qua e là, il comune usa le fondazioni, il banco, ma si fa dare i soldi. No, guardate che le fondazioni bancarie sono nate con la finalità statutaria di distribuire i dividendi che realizzano essendo azionisti di una banca sul territorio di loro competenza. Quindi quando la compagnia di San Paolo, come dire, contribuisce al funzionamento del Regio piuttosto che al teatro stabile o agli asili, come ha fatto in questa operazione che abbiamo dovuto fare, non è che fa un favore a Fassino o a qualcuno, no, è nel suo compito di istituto. Le fondazioni sono fatte per redistribuire in termini sociali e sul territorio gli utili che derivano dalle azioni che hanno. Se si debba tenere l'11% o l'8% o salire al 13%, devo dire che questa è una valutazione che lascia, che come dire, è una competenza tipica del presidente del consiglio di gestione della compagnia. In questo momento, francamente, mettersi a vendere mi pare difficile, visto che la valutazione è sottoquotata, quindi credo che sarebbe un errore diminuire la nostra, diciamo che le nostre banche si liberassero di una parte delle loro azioni nel momento in cui valgono di meno di quelle che ce l'hanno a libro, cioè nel valore a cui le hanno acquistate. Se nel momento in cui le azioni acquisiscono un valore molto più alto possano o debbano ridurre, non ho un pregiudizio, è una valutazione molto pragmatica che ho fatto in quel momento. Io penso questo però, che nel momento la fondazione, ho detto, ha quella finalità, redistribuire i dividendi sul territorio, ma poi la fondazione c'ha un'altra finalità, che è quella di fare l'azionista della banca. Ora, che la compagnia di San Paolo sia il principale azionista di Intesa San Paolo, io lo considero un dato importante per la città, perché poi esercitando la funzione di azionista e di primo azionista, Chiamparino o chi rappresenta la compagnia negli organi della banca può esercitare un'influenza sulla banca, sulle sue prospettive, sul suo futuro, sulla sua attività, sulla sua espansione, sulla sua allocazione qui. Quindi io penso che bisogna chiedere alle due compagnie di esercitare fino in fondo la loro funzione di azionisti, non essere solo quelli che è un pezzo, percepiscono dei dividendi, no? Dei redditi e li redistribuiscono. Questo è un pezzo. Poi c'è il pezzo di fare gli azionisti della banca. No? Cioè, io chiedo alla compagnia, so che Chiamparino lo fa tutti i giorni, di seguire come la banca funziona, perché a seconda di come la banca funziona ci sono delle ricadute su Torino, sul suo sistema economico, sui livelli di occupazione, eccetera, eccetera. Quindi, mi pare che questa sia la duplice funzione che noi dobbiamo chiedere a Chiamparino e a chi è il rappresentante della compagnia nella banca, insomma. Vado a... E così vale per la CRT, certo, naturalmente. Certo. Sì. Una cosa che mi ha colpito è,
vado a un ministro non tra i più popolari di questo governo, il ministro Fornero. Allora, il ministro Fornero è ministro del lavoro di un governo che il tuo partito sostiene. Il PD sostiene. Eppure questo ministro non è stato invitato a questa festa e non è stato invitato a nessuna delle, mi viene da dire, le feste dell'unità, delle feste del PD che ci sono in questo momento in Italia. Allora io voglio capire questo. A me ha colpito perché, non perché penso che si dovesse invitarla perché era portatrice delle idee del PD, ma semplicemente anche siccome è uno dei ministri più dibattuti e che maggiormente ha fatto cose di cui si è discusso in Italia, che potesse essere interessante sentire, ascoltare delle discussioni, sentire le sue risposte. E devo dire che, lo dico proprio fuori dai denti, mi ha colpito il fatto che un partito che si in questo momento si candida l'anno prossimo alla guida del paese, che spera di vincere le elezioni e di guidare il paese, abbia nelle sue feste invece una chiusura al dibattito verso soggetti esterni, che poi non è che parliamo di un soggetto esterno, se non sbaglio la Fornero è stata anche consigliere comunale eletta oltretutto nell'area del centrosinistra, non è che viene da chissà da dove. E il fatto che non sia stata invitata, devo dire che a me ha molto colpito, mi è sembrata una chiusura al confronto, una chiusura al dibattito. Volevo capire che cosa ne pensa di questo mancato invito. Ma penso di, insomma, cosa fatta a capo A, diciamo. Penso due cose. Penso che gli organizzatori delle feste si siano soprattutto preoccupati di evitare che si potessero produrre, come dire, siamo in una situazione di crisi, le crisi producono tensioni, inquietudini, abbiamo visto l'Alcoa, no? Cioè, non è facilissimo discutere quando ci sono cassa integrazione, disoccupazione, abbiamo visto in questi giorni come esponenti politici che pure sono andati a esprimere solidarietà ai lavoratori dell'Alcoa siano stati contestati per il solo fatto che quegli operai sono esasperati, non capisco, no? Quindi probabilmente gli organizzatori delle feste si sono preoccupati di evitare che si producessero nelle feste, diciamo, delle situazioni appunto come quella che si è prodotta nei giorni scorsi in occasione dell'Alcoa. Non credo che questo voglia dire che noi ci chiudiamo, anzi, io nella mia vita politica ho fatto anche per tanti anni l'organizzatore delle feste quando ho fatto il dirigente di partito, e ricordo che noi nelle feste abbiamo sempre invitato con uno spettro larghissimo, no? Invitammo Fini, abbiamo invitato Maroni, abbiamo invitato esponenti del centrodestra, avversari politici, perché le nostre feste sono un'occasione di confronto, di dibattito, e il confronto e il dibattito non si fa soltanto tra quelli che la pensano allo stesso modo, si fa misurandosi anche con le tesi diverse dalle proprie. Quindi io penso che bisogna mantenere questo profilo aperto e largo delle nostre feste e di ogni nostro appuntamento, perché poi non bisogna mai avere paura delle idee, anche quando sono diverse dalle tue. La cosa più sciocca che si possa fare quando senti un parere diverso dalla tua è metterti a urlare, perché fa parte delle regole che ognuno possa avere, che ognuno abbia diritto di avere delle opinioni, e queste opinioni possono essere diverse, e bisogna con l'opinione diversa essere capace di misurarsi e confrontarsi. Se uno è convinto delle proprie buone ragioni non ha paura di misurarsi con opinioni diverse. In genere chi urla è chi non ha molto convinto che le sue ragioni siano buone, diciamo così, e pensa di dare forza con l'urlo, ma l'urlo da sempre non ha reso una ragione più convincente, tanto per essere chiaro. Se fossi stato l'organizzatore della festa quest'anno, l'avresti invitata o no? Ma grazie a Dio non sono stato l'organizzatore della festa e quindi non avevo questo problema. Un po' democristiana come risposta, eh? Dorotea, esatto, Dorotea dice sì. No, perché mi ha colpito che il giorno in cui è uscita la notizia che la Fornero non è invitata, non so più se a Reggio o a Modena, la festa nazionale dov'è che è più? E a Reggio, sul palco a fare un dibattito c'era Sallusti, allora ha detto si invita Sallusti e non si invita la Fornero. Cioè, diciamo, riflessione condivisibile. Ecco. Allora, la battuta, adesso c'è molto il dibattito, che cosa dopo Monti? Dopo Monti l'Italia ha bisogno ancora di un governo politico, ma ancora di Monti, o c'è bisogno di un premier che sia espressione dei partiti, che sia un premier politico? Ma io dico anche qui quello che penso, in modo come faccio sempre. Io intanto penso questo, primo punto, non diamolo per scontato perché stiamo per andare alle elezioni, in cui poi vedremo se è vero o no,
il centrodestra probabilmente, o forse un'eventualità, potrebbe candidare di nuovo Berlusconi, no? Almeno lui annuncia, fermi, inutile adesso dire no, vedremo. Ma insomma, sta scritto tutti i giornali, non me lo invento mica io, no? Oh, cazzo. Allora, io penso proprio per questo che non bisogna mai dimenticare che se siamo arrivati al governo Monti, ci siamo arrivati perché qualcuno prima di lui aveva creato una situazione così disastrosa che abbiamo dovuto ricorrere a una situazione di emergenza ricorrendo a Monti. Perché adesso da 8 mesi si discute se Monti va bene o non va bene, se quello che fa è giusto o giusto, ma rischiamo di dimenticare tutti i disastri che sono stati fatti prima, sarà bene ricordarseli, perché se no, perché io non so se Berlusconi si presenta alle elezioni, ma se si presenta è chiaro che lui cercherà di fare una campagna elettorale tutta discutendo solo che lui farà cose diverse da Monti. No, lui ci deve dire se farà di nuovo tutti i disastri che ha fatto prima per 10 anni, perché questo è il problema. Quindi, allora, primo, io penso che non bisogna dimenticare perché dico questo. Perché Monti è un governo nato in una situazione di emergenza, fondato quindi su una maggioranza di emergenza, con un programma di emergenza per affrontare una situazione critica di emergenza. E quindi quando un governo nasce in queste condizioni è evidente che prende dei provvedimenti di emergenza. I provvedimenti di emergenza in genere sono austerità, rigore, sacrifici, sono provvedimenti impopolari, è chiaro? Sono provvedimenti impopolari perché quando tu sei a un debito pubblico che è il 122% del prodotto interno lordo. Prodotto interno lordo, questa espressione oscura, vuol dire una cosa semplice. Si chiama prodotto interno lordo la ricchezza che un paese intero produce in un anno, no? La ricchezza prodotta dal lavoro di 60 milioni di italiani è il prodotto interno lordo. Bene, noi abbiamo un debito che è il 22% in più di quello che produciamo come ricchezza tutto un anno. Siamo il terzo debito più grande del mondo. Bisogna sapere, se quel debito non viene ridotto, non c'è politica di sviluppo e di espansione. Perché siccome le risorse non sono infinite, per tenere in vita quel debito e non fallire, cosa fa lo Stato? Emette titoli per farsi imprestare i soldi dai cittadini. Più titoli emette, più tassi di interesse deve pagare. Più tassi di interesse paga, i soldi vanno lì e non vanno da un'altra parte. Perché non è che ce n'è all'infinito di soldi, no? O ti servono a pagare i tassi di interesse per tenere in vita il debito, o riduci il debito e quello che risparmi sui tassi di interesse forse lo puoi mettere per investire e creare produzione e lavoro. Quindi questo fatto di ridurre il debito è un punto nodale, che non è che si è inventato Monti. Monti se l'è trovato di fronte, ma se Bersani faceva presidente del Consiglio, riduzione del debito ce l'aveva anche Bersani, bisogna avercelo chiaro, perché non è che bisogna raccontarsi delle balle tra di noi. Primo. Secondo, Monti ha restituito all'Italia qualche cosa che l'Italia aveva perso, perché noi non eravamo più l'onore del mondo, no, con Berlusconi, non potevamo più presentarci da nessuna parte. Adesso noi siamo un paese credibile, no? Per cui, grazie a Monti, grazie a Napolitano, siamo un paese che è rispettato, ha credibilità, un paese che dice delle cose e le fa. Guardate, qualche giorno fa è venuto da me un imprenditore francese con cui sto discutendo di un investimento da fare a Torino, a proposito di attrazione di investimenti dall'estero sulla città, e questo imprenditore francese mi ha detto: sa, in Francia diciamo tutti sono colpiti da due cose. Una è certamente Monti, la sua credibilità, eccetera. Ma quello che ha colpito tutti è che Monti ha messo in campo una politica di austerità molto ardua, molto severa, e il paese l'ha seguito, perché lui mi ha detto: se in Francia avessero preso le misure di Monti, io non so se il governo l'avrebbe rette. Guarda, questo mi ha colpito molto. Cioè, noi siamo credibili perché abbiamo un presidente del Consiglio credibile, ma siamo credibili anche perché in questi mesi il paese lo sforzo lo ha sostenuto davvero, non è una cosa di poco conto, non è di poco conto questa cosa qui. Dopodiché, se tu mi chiedi, ma questo vuol dire che qualsiasi cosa che ha fatto il governo va bene così? Io ti rispondo, siccome sono un uomo laico,
nessun governo le fa tutte giuste come nessun governo le fa tutte sbagliate. Può darsi anche ci sia delle cose che un governo magari diretto da un altro avrebbe fatto in modo diverso, cioè, però la linea di fondo che è stata seguita in questi mesi, guardate che era una necessità, perché se non si seguiva questa linea noi oggi saremmo alla Grecia, la Spagna, che la Spagna continua a essere in una condizione di rischio gigantesco. Allora, dopodiché io penso che grazie al fatto che in questi mesi si è acquisita una certa stabilizzazione, beh, il governo che verrà dopo non dovrà necessariamente affrontare una situazione di emergenza così drammatica, avrà la possibilità forse di fare di più sul fronte degli investimenti, della creazione del lavoro, della crescita, perché un pezzo significativo della politica del rigore è stata fatta adesso, no? Quindi non so se si può dire, mi sembra un po' astratta questa discussione, ma il governo che viene dopo fa quello che faceva Monti o fa altre cose? Probabilmente darà continuità a quello che ha fatto Monti nella riduzione del debito, e al tempo stesso cercherà di rafforzare le politiche che per la creazione di lavoro, di produzione, di investimenti, cioè le politiche per la crescita. Mi sembra ragionevole pensare che sia così. Insomma, no? Adesso un economista ha fatto una definizione, Rubini ho visto, no? Diciamo, Bersani primo ministro, un montismo dal volto umano, no? Ha detto. No, non è poi lontano dal vero, cioè vuol dire, cosa vuol dire quell'espressione? Che una serie di cose che il governo Monti ha fatto non possiamo perderle perché sono quelle che ci hanno garantito la credibilità internazionale. Al tempo stesso abbiamo bisogno di rafforzare le politiche della crescita, perché non ci basta ridurre il debito, abbiamo bisogno di sviluppo ovviamente e di investimenti. Acceleriamo, che volevo ancora fare... diciamo così, da qui all'ipotesi di un governo Monti dal volto, com'è? Dal volto umano. Dal volto umano, cioè Bersani ci ha detto... ci sono ancora molte cose, diciamo così, anche Occhetto e la gioiosa macchina da guerra pensavano di essere già al governo e poi successero altre cose. Bisogna vincere prima. Esatto, ma prima ancora ci sono altre cose, per esempio le primarie nel PD. Allora, un giudizio secco su Renzi, cosa direbbe a Renzi? E poi, tu saresti uno di quelli da rottamare, ti senti, quando senti parlare Renzi... No, vedo che Renzi non mi attacca mai. Perché sei sindaco come lui? No, forse sì. Tra sindaci non ci si attacca? No, non perché sono sindaco. Ha paura? No, paura. Perché io sono uno che è venuto a fare il sindaco sottoponendosi alle primarie, non avendo nessuna paura di verificare qual era il grado di consenso dei cittadini, vincendo le primarie e vincendo le elezioni. Non sono uno che è venuto a fare il sindaco e l'ha deciso qualcun altro, E questo Renzi lo sa, quindi a me di dire quello è uno che occupa una poltrona abusivamente non lo può dire, perché io sto su quella sedia perché i cittadini torinesi, prima quelli che hanno partecipato alle primarie, poi quelli che hanno partecipato alle elezioni, hanno deciso che facessi il sindaco, quindi è difficile contestare il suffragio universale, no? Ecco. Detto questo, parliamo di ste primarie e anche di Renzi. Allora, le primarie, primo, io considero le primarie uno strumento prezioso, perché siamo in una fase nella quale il rapporto tra cittadini e politica, sappiamo, è un rapporto molto difficile, molto critico, molto sofferente, no? C'è una parte di opinione pubblica non piccola, lo si vede anche nel successo di Grillo, che ha un atteggiamento di diffidenza, di ostilità nei confronti della politica, dei partiti. Allora, noi abbiamo bisogno di superare questa distanza, questa lontananza. E uno dei modi per superare questa distanza è costruire dei meccanismi di partecipazione, di coinvolgimento dei cittadini. Se il leader che dovrà guidare la battaglia del centro-sinistra per le elezioni e poi se vince guidare il paese è scelto da 2, 3, 4 milioni di persone, è molto più forte che se scelto da 1000, no? O capisce un bambino. Quindi io penso che le primarie siano uno strumento prezioso. Ricordo per inciso, ai più vecchi come me, che l'istituto delle primarie nella politica italiana fu introdotto e sperimentato per la prima volta molto prima di questi tempi a Torino, nelle elezioni amministrative del 1985, in cui facemmo la lista del PC ricorrendo al metodo delle primarie. Allora le primarie tra iscritti, ma quando il PC aveva 47.000 iscritti a Torino, quindi era una cosa
diciamo, significativa, e fu già una rivoluzione, no? Quindi io penso che le primarie sono uno strumento prezioso. Secondo, le primarie sono uno strumento di democrazia diretta, cioè uno strumento con cui ci si rivolge ai cittadini e gli si chiede: dimmi tu, elettore, con il tuo voto, chi secondo te è il migliore, la migliore persona per fare il Presidente del Consiglio, no? Queste sono. Se è così, che ci siano anche uno, due, tre, più candidati che appartengono allo stesso partito, non è scandaloso. Cioè, dire, come ho letto ogni tanto sui giornali, ah, bisogna che il PD abbia solo candidato, poi ce n'è uno di SEL, poi ce n'è uno, che ne so, dei Verdi, tanto per dirne una, trasforma le primarie in una competizione tra partiti. Le primarie non sono fatte per misurare i rapporti di forza tra i partiti, sono uno strumento per scegliere chi è il candidato che deve essere, e quindi possono anche essere più di uno per partito, poi i cittadini scelgono. Quindi, perché ho detto questo? E quindi a me non scandalizza minimamente che si sia candidato Renzi, vedo che si è candidata anche la Puppato, una dirigente del Veneto, del PD, benissimo, forse ce ne saranno altri, vedremo. Terzo, Renzi ha la legittimità di presentarsi, si presenta, è certamente un uomo intelligente, è certamente un uomo che ha dei numeri, ha fatto il presidente della provincia, ha vinto le primarie a Firenze, ha vinto a Firenze, quindi è uno che gode di seguito. Io ho due obiezioni. La prima è che fa il sindaco da 2 anni, 3 anni, no? Al primo mandato. Io non so se tutti quelli che gli hanno dato il voto a Firenze gliel'hanno dato pensando di votare uno che poi se ne andava a fare un'altra cosa. Ho dei dubbi. Diverso se lui fosse al termine, non so, l'ottavo o il nono anno di 2 mandati, dice, vabbè, tanto la sua funzione di sindaco l'ha esaurita. Ma quindi, però, questo non mette in discussione il suo diritto di farlo, è una perplessità che ho, ecco, voglio dire. Io penso che chi ha eletto Pisapia a Milano, Fassino a Torino, De Magistris a Napoli o Renzi a Firenze l'abbia eletto perché deve fare, perché lo vuole sindaco, eh? Prima di tutto. Secondo, io dico a Renzi una sola cosa, che se il programma è tutti a casa non è un programma per governare l'Italia. Perché per governare l'Italia bisogna dire come vuoi organizzare la politica industriale, come vuoi riorganizzare il welfare, che sistema fiscale vuoi adottare, come vuoi creare lavoro, come stai nella scena internazionale, come stai nel G8, come stai nella NATO, cioè devi dire come governi un paese, no? Perché se invece tutto è tutti a casa, attenzione che poi ci sarà uno 10 anni più giovane che manda a casa lui, perché c'è sempre uno più giovane, no? Cioè, allora, io penso che bisogna chiedere una cosa, a Renzi come a Bersani, come alla Puppato, a chiunque, le primarie non le facciamo per discutere di noi, tra l'altro non sono le primarie per scegliere il segretario del PD, queste le abbiamo fatte al congresso, quando ci sarà il congresso le faremo di nuovo, queste sono le primarie per scegliere chi deve guidare la coalizione per fare il Presidente del Consiglio. Allora, al centro delle primarie ci deve essere che cosa ogni candidato pensa di questo paese e come pensa di governarlo. Ognuno si misuri con queste questioni. Ognuno dica, parli dell'Italia e dica come vuole governare l'Italia. Va bene, dopodiché ci sarà un confronto. Quello che alla fine vincerà, se ci sarà un confronto sulle proposte, probabilmente arricchirà il suo programma tenendo conto anche di tutto quello che nel corso della campagna ha discusso con gli altri, perché ci saranno delle buone idee che ciascuno, che chi vince prende, e allora le primarie sono una cosa utile. Se invece trasmettiamo l'idea, appunto, che le primarie sono un regolamento di conti, una battaglia per mandare a casa una generazione, per rottamare qualcuno, ma scusi, ma quelli dell'Alcoa hanno il problema di avere una soluzione al loro problema del lavoro, no? Non è che si entusiasmano tanto sull'età anagrafica di un leader politico. Quindi io penso che noi dobbiamo fare uno sforzo tutti insieme per mettere al centro delle primarie il Paese e le ansie, le preoccupazioni, le domande chiaro. Che il Paese ha e le risposte che ciascuno dà. Poi i cittadini, avendo di fronte le varie proposte, voteranno e decideranno. Anche visto l'esperienza... Sì.
non è il tipo di coalizione che hai qui a Torino, ma vista, come dire, l'esperienza sul campo, è pensabile che uno riesca poi a governare però con una coalizione eventuale che tiene insieme il PD, SEL da una parte e l'UDC o quello che sarà dall'altra? Ma guarda, io sono su questo, diciamo, non che il problema non ci sia, sarebbe sciocco, però mi pare meno drammatico di come viene evocato. Perché? Primo, intanto il leader di SEL fa il presidente di regione da un po' di anni, si misura tutti i giorni con il governo di una grande regione come la Puglia. Presumo che questa esperienza lo abbia abituato a fare i conti col governo delle cose. Poi uno può avere il linguaggio più immaginifico, e certamente avendola un linguaggio non immaginifico riassunto dalla narrazione, però poi è uno che tutte le mattine deve andare alla regione Puglia, prendere delle decisioni, scegliere, governare, tutto questo, come dire, obiettivamente, no, gli ha fatto maturare, presumo, una cultura di governo. Primo. Seconda considerazione. Noi abbiamo già molti comuni, province, regioni dove c'è un'alleanza UDC-SEL-PD. Bari, la giunta di Emiliano, è sostenuta da un'alleanza con SEL, UDC e PD. La provincia di Rimini, la provincia di Viterbo, Saitta è stato eletto presidente della provincia qui a Torino al secondo turno, perché l'UDC al secondo turno ha unito i suoi voti, ha detto ai suoi elettori: votate Saitta, cioè insieme agli elettori di SEL e del PD. Cioè abbiamo già, ci sono delle regioni dove c'è questa collaborazione, no? Quindi abbiamo già delle esperienze. Poi uno mi può dire: un comune non è la nazione, benissimo, sì, però non è impensabile. Importante è avere un nucleo fondamentale di cose su cui si condivide, un programma per governare l'Italia. Poi ci possono anche essere delle questioni su cui, so, per esempio, certo, i temi etici lì, no? C'è un'articolazione di posizioni, benissimo, riconosci che c'è un'articolazione di posizioni, cercherai le sintesi possibili, però io questo non lo vedo come impossibile, anche perché faccio un ragionamento a contrario. Ammettiamo, perché poi è tutto da conquistare, che l'esito elettorale veda vincere, no, il centro-sinistra. È probabile che questa, se avviene, questa vittoria in come si componga? Si componga di un PD che è di gran lunga il principale partito di quello schieramento lì, e poi di due forze che obiettivamente hanno molti meno voti, no? Poi chi avrà il 5, chi avrà il 6, chi avrà il 7, chi avrà il 4, ma siamo là. Allora io rovescio la domanda, la questione: ma è il PD che deve scegliere con chi andare, o sono SEL e l'UDC che devono decidere con chi allearsi? Scusate un po', a me sembra che sia più ragionevole che sia questo, no? Perché il PD, se le elezioni le vince con un leader e con un programma, e poi le altre forze politiche devono decidere un po' anche loro dove stare, non è che dobbiamo decidere solo noi. Quindi io questo tema lo vedo meno, diciamo, critico di come viene evocato. Va bene, solo breve, ma breve, sì, davvero. Sì, ma siamo un orario giusto. No, ci toccherà andare a votare ancora, secondo te, non è che sei in Parlamento, però ci toccherà andare a votare ancora con questa legge elettorale che chi la fece poi la chiamò una porcata, oppure c'è qualche speranza che si voti con una legge elettorale che dà agli elettori maggiori possibilità di scelta e non che devono votare qualcosa che è scelto per loro? Naturalmente io, come tutti credo quelli che sono qui, non solo che sono qui, come milioni di italiani, penso che la legge elettorale vigente, cioè la Calderoli, cioè il Porcellum, chiamate come volete, è pessima e quindi bisognerebbe cambiarla. Naturalmente dove sta la difficoltà nel cambiarla? Sta nel fatto che le leggi elettorali in tutti i paesi democratici civili, quando si cambia una legge elettorale non la si cambia a colpi di maggioranza, anzi il Porcellum è quel disastro perché l'hanno voluta cambiare a colpi di maggioranza. In genere le leggi elettorali si cambiano sulla base di una proposta che raccolga in Parlamento un consenso molto largo. Perché? Perché se una legge elettorale è votata da un consenso largo sarà riconosciuta e tutti l'accetteranno. Se viene ogni volta la legge elettorale viene votata soltanto dalla maggioranza di governo di quel momento, la maggioranza del governo successivo avrà la tentazione di cambiarla, è ovvio, no? E questo determina una destabilizzazione del sistema, no? Quindi lo capisco. Quindi
La difficoltà sta in questo, che tutti, gran parte del paese chiede che la legge venga cambiata. Per cambiarla in Parlamento bisogna trovare un accordo largo, e l'accordo largo non si riesce a trovare perché essenzialmente il PDL non è in grado di fare un accordo. Perché? Perché il PDL è dentro una crisi drammatica, che è diventata ancora più drammatica dopo le elezioni amministrative del 6 maggio, quando ha perso dappertutto, le elezioni amministrative parziali. E quando un partito prende una botta come quella che ha preso a maggio, si produce una crisi che ha delle conseguenze. Se Alfano va da Bersani, fa un accordo, torna e metà di quelli che vuoi dirigenti dice: ma chi te l'ha detto che tu devi fare quell'accordo? E non lo riconosce. Se Cicchitto viene lui, fa così, torna e un'altra metà dice: chi te l'ha detto? L'unico che forse avrebbe la forza di fare un accordo è Berlusconi, ma Berlusconi accordi non ne vuol fare. Perché lui la legge, una delle cose è che Berlusconi la legge non la vuol cambiare. E quindi la difficoltà è data dal fatto che noi non siamo maggioranza in Parlamento, perché mai dimenticarsi che c'è il governo Monti, non c'è più Berlusconi, ma il Parlamento è quello eletto quando Berlusconi ha vinto. Quindi sulla carta il centrodestra ha una maggioranza. Quindi noi non ce l'abbiamo per farcela da soli, e sarebbe sbagliato farla da soli, ma anche se volessimo non abbiamo i numeri. Loro da soli potrebbero fare, è meglio che non facciano, hanno già fatto un disastro una volta. Quindi devi cercare un accordo. Però un accordo è difficile, quindi io non lo so, per essere onesto, se ce la facciamo. Credo che dobbiamo far di tutto e continuare a batterci per cercare di farcela. Okay. Andiamo a chiudere. No, intanto alla 15ª puntura volevo sapere che cosa può un sindaco sulle zanzare. Se c'è qualche potere di ordinanza. Non posso consigliare di venire alle feste portandosi l'autan, mi pare che sia la cosa che posso fare. Allora, tre cose un po' più divertenti e secche. Qual è la cosa di cui sei più orgoglioso di Torino? Se c'è una cosa anche fisica, una cosa di Torino di cui sei più orgoglioso? Beh, io sono orgoglioso di questa, di la cosa che ho detto prima, che questa è una città piena di risorse, e l'ho visto in questo anno che faccio il sindaco. Questa è una città davvero reattiva, che risponde, che reagisce. Questa è una città che molte volte nella sua storia è ripartita, no? Sì, sì. E anche questa volta ha dovuto ripartire, no? Quella crisi famosa di cui abbiamo parlato prima. La cosa di cui sono più orgoglioso è di essere sindaco di una città che non è piegata, che non è rassegnata, che non si rassegna, che tutti i giorni reagisce e costruisce una risposta alla crisi, che secondo me è la condizione per cui io sono sicuro che noi ce la faremo, perché abbiamo le risorse per farcela. Invece, che cosa manca a Torino che eventualmente invidia ad altre città? Io penso che siano gli altri che debbono invidiare noi, e noi non invidiare gli altri. Ci manca niente? No. Il mare, per esempio, quello che volevi portare. Ho detto che non c'è ancora, poi state tranquilli che ci arriveremo. Insomma. C'è un sindaco che ci penserà. E l'ultima è proprio una domandina così da cabaret. Si dibatte se di un'eventualità di mettere una ruota panoramica al Valentino. Piace a Fassino o no? Allora, poi facciamo alzare le mani, così anche io capisco chi la vuole e chi non la vuole. Per curiosità mia, proprio dopo. Prima sentiamo cosa dice il sindaco. Io ho seguito il dibattito della stampa. Esatto. E ho visto che i pareri torinesi sono esattamente divisi a metà, no? Sì, un pochino di più i sì, un 53-54. Insomma, siamo là. Io personalmente penso che non si debba avere paura di una cosa di questo genere. Naturalmente bisogna discutere bene come farla, dove farla, in ragione tale che sia una cosa che accresce l'attrattività della città e non produce dei danni alla città. Però penso che se ne possa discutere, se ne debba discutere, e io penso anche che credo che ci siano a Torino le intelligenze e le risorse per dare una soluzione positiva a questa cosa nell'interesse della città. Ecco, per curiosità, chi è a favore? E invece chi sarebbe contro? Va bene, allora la ruota si fa. No, però è indicativo una cosa, eh? Questa è una platea molto popolare, e la maggioranza di questa platea popolare è a favore. Qualcuno ne tenga conto di come ragionano i cittadini, eh? Va bene. Grazie, buona serata, vi lasciamo alla festa. Arrivederci.